Il lupo che voleva essere felice. C'era una volta un lupo che viveva in una bella foresta insieme a tutti i suoi amici. Il suo nome era Lupo. Un mattino, mentre faceva giardinaggio, Lupo trovò un vecchio baule arrugginito. Incuriosito, lo aprì subito. All'interno trovò un tesoro. Sono monete d'oro, gli spiegò Mastro Gufo. Si usano per comprare ciò che non si ha, ma qui, nella foresta, abbiamo già tutto ciò che ci serve per essere felici. Rimetti questo baule dove l'hai trovato, dammi retta. E se Mastro Gufo si sbagliasse? Pensò il lupo. Grazie alle mie monete d'oro, la vita potrebbe essere ancora più bella. Gli brillavano gli occhi e d'improvviso aveva mille nuove voglie. Il giorno dopo andò dal parrucchiere. In cambio di una moneta d'oro si fece fare una pettinatura da urlo. Aveva voglia di farsi bello e di piacere a tutti. Preso dall'entusiasmo, comprò anche dei nuovi vestiti. Papillon e completo, senza dimenticare un paio di sneaker all'ultimo grido. Così vestito, Lupo sfilò nella foresta. Ma non ottenne il successo sperato. Perché ti sei mascherato? Si stupì Luigione vedendolo arrivare. Mi sono fatto bello, rispose Lupo offeso. Non si nota? Oh, ma certo, hai stile, cocco! Ridacchiò Lupa. Lupo rientrò a casa contrariato. Per consolarsi, visto che non sapeva cucinare bene, ordinò una super cena. Gli costò qualche moneta d'oro, ma si consolò alla grande. Caramelle, torte, piatti sofisticati. Ne approfittò per riempire tutta la dispensa. Mastro Gufo la pensi come vuole, sorrise. Regalarmi del buon cibo, questo sì che mi rende felice. Eppure, dopo qualche giorno di questo regime principesco, Lupo iniziò a sentirsi gonfio. Aveva la pancia pesante e tutto lo nauseava. Mangiare cose semplici è il segreto per stare bene, disse Luigione porgendogli una ciotola di zuppa. Dovresti fare esercizio, ti sentirai meglio, aggiunse Valentino. Lupo decise allora di darsi allo sport. Con le sue monete comprò una nuova bici, manubri, scarpe da corsa, un costume da bagno. Ogni giorno si svegliava presto per correre, fare esercizio e poi inforcava la sua bici. Ben presto mise su due bei bicipiti. Iniziò a lanciare sfide ai suoi amici. Chi vuole correre fino alla grande quercia? Chi fa i tuffi più belli? Chi? Ovviamente era sempre lui a vincere. Un mattino anche Alfredo ne ebbe abbastanza. L'importante è divertirsi, non arrivare per primi, brontolò. Si direbbe che tu l'abbia dimenticato. Alfredo ha ragione, non mi diverto più, realizzò Lupo. E se comprassi dei nuovi giocattoli? Prese una manciata di monete d'oro e andò a fare shopping in una città vicina. Le vetrine gli facevano luccicare gli occhi, tutto ciò che vedeva desiderava comprarlo. Tornò a casa con le braccia cariche di pacchetti e li scartò davanti ai suoi amici increduli. Fantastico! Gridò Valentino. Possiamo provare il pallone da calcio? E montare il treno elettrico? Chiese Luigione.
Non toccate niente, rispose Lupo. Sono i miei giocattoli. Visto che non vuoi condividere, disse Lupa, preferiamo andarcene. Lupo si ritrovò da solo con i suoi acquisti e ben presto si annoiò. Non ho bisogno di loro per essere felice, grugnì. Sai cosa, Mastro Gufo? Ingrandirò la casa. Avrò un nuovo salone gigante e un super televisore. Ma perché? Si stupì il vecchio gufo. La tua casa va già bene così com'è. Sarà ancora meglio e potrò organizzare grandi feste. Che bella che era la nuova casa di Lupo. Tutti sognavano di essere invitati e lui aveva tanti nuovi amici. Era diventato popolare. Organizzava merende, cene, serate. C'era un vero pandemonio in casa. Eppure, più i giorni passavano, più Lupo si sentiva triste. La foresta, i suoi amici, gli mancava tutto. Un mattino Lupo andò al fiume e si mise a far rimbalzare sull'acqua le monete che gli restavano. «Sarà il fiume a decidere dove portare queste monete», esclamò con il cuore più leggero. «Sono certo che andranno a qualcuno che ne ha davvero bisogno». Vedendo i suoi amici, Lupo li chiamò. Quelli si avvicinarono trascinando le zampe. «Mi sono comportato male», si scusò. «Ma ora so cosa rende davvero bella la vita. Essere felice con ciò che si ha». Avervi vicino a me, perché io vi voglio bene, ecco. Ci fu un gran silenzio e poi... Ah, insomma, grugnì Valentino, ce n'è messo di tempo. Devi sempre fare prima qualche sciocchezza, sospirò Giosuè. Alla fine tutti erano felici nella foresta. «Se ho ben capito», disse la signorina Yeti, «è il momento di un super mega stra abbraccio!» Grazie per aver guardato il video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!